Eccomi qui in questo mio nuovo video. Oggi mi trovo a Colma di Sormano, in provincia di Como. Oggi sono qui perché voglio arrivare su in vetta al Monte Palanzone, a 1434. Il giro di oggi è un giro di 8 km con un tempo di 3 ore e un dislivello di 310 metri. Appena abbandonati la macchina, quindi il parcheggio lo trovate qui, veramente parcheggi ci sono tanti perché trovate quella zona lì e questa zona qui. Sono a pagamento, ma questa mattina la macchinetta non funzionava, ho chiesto a quello del bar, mi ha detto che le macchine non funzionano, la macchinetta non funziona, quindi non si paga parcheggio. Meglio. Quindi il sentiero di oggi parte, come dicevo prima, si lasciando la macchina da qui a lì, qui c'è l'osservatorio astronomico. Qui trovo subito un primo cartello che mi dà l'indicazione per il Monte Palanzone a 1 ora e 30 minuti da qui, quindi adesso si prosegue su un comodo sentiero che porterà su in vetta. Dai, partiamo e andiamo alla scoperta di questo nuovo sentiero. Il giro di oggi sarà un giro veramente tranquillo, anche perché avevo questa mezza mattinata da fare, quindi ho cercato un posto dove poter non impegnare troppe ore e comunque divertendomi. E oggi in questo giro mi farà compagnia Michelito. Eccolo qua che è Buongiorno ragazzi, tornato. tutto bene? No, amici, sei pronto per questo giro? Sì, sono pronto. Dai, giro tranquillo oggi, dai. Oggi una bella camminata, dopo anch'io ho avuto un problema al ginocchio, vediamo se il ginocchio si è risolto oggi. Oppure no. Cioè, due fratelli, tutti e due col problema del ginocchio, un disastro. Allora, adesso il sentiero, appena partiti, quindi pochi metri. Sarà molto probabilmente un sali e scendi. Adesso stiamo scendendo. Il sentiero, come potete vedere, è veramente bello. Una volta usciti fuori da sto bosco qui sarà in mezzo ai prati e starà sempre in testa alla montagna. Ed ecco che sono arrivato a un altro, anzi, sono arrivato al primo bivio. Io sono arrivato lì, lì c'è il cartello che dà l'indicazione per il Monte Palanzone. È a 1 ora e 15 minuti da qui e si prende il sentiero che va avanti di qui. Quindi, arrivando di qui, lì troviamo il cartello, seguite la strada di qua, quindi costeggiate la destra di quella panchina lì. E adesso siamo usciti fuori, non so se è finito, penso di no, il bosco ancora non è finito, ci manca ancora un pezzettino da fare. Guardate che bello, si può vedere tutta la pianura padana e molto probabilmente da là possiamo vedere tutta Milano. Michelito, com'è questo tratto qui, come ti sembra? Continuo in salita, Arrampica o? arrampica, si sente? Eh sì, guardate. Cioè non impenna, però Però è è una costante, cosa giusto? costante che fa sì che il tuo cuore lavora sempre. Dopo 45 minuti finalmente siamo usciti fuori dal bosco. Arrivando da lì, il bosco era in fondo lì, adesso siamo usciti fuori. Guardate che spettacolo. Si vede la Grigna, guardate lì che bello. Mamma mia, cosa c'è qui in giro qui? Quello potrebbe essere il Monte Rai, non lo so. Vi domando, se qualcuno lo sa rispondermi. E di qui, guardate anche da sta parte qua. Madonna, ma che bello. Spettacolo, tutte le montagne. Poi dice vento e quindi, essendoci vento, spazza via tutte le nuvole e si può ammirare veramente tutte le montagne che circondano questa zona qui. Adesso il sentiero sta sempre andando su un comodo sentiero così e là in alto lì devo arrivare. Sono arrivato qui alla bocchetta di Caglio a 1124 metri. C'è gente che sta facendo percorso in bici, quindi chi ama andare in mountain bike può approfittare e venire in questa zona qui e fare questo giro qui. E adesso proseguiamo. Avanti di qui, lì, avanti lì c'è un cartello, molto probabilmente bisogna andare su a sinistra di lì e proseguire per andare su in vetta. Sapete cosa c'è? Che cartelli ci sono, quindi ci sono tutti i vari bivi come questo qui, si trovano i cartelli, l'unica cosa è che il sentiero non c'ha bollini, quindi è anche vero che il sentiero è questo, quindi non ci si può sbagliare, però vabbè, i cartelli quindi ce li abbiamo, non vi so dire il sentiero perché anche quello lì non è riportato. Che sto scollinando adesso qua, spero che sia l'ultima salita, ma non penso che sia che se così. Adesso vediamo subito. Eh no, piccola sosta qui e questo è il percorso. Guardate, faccio vedere la salita che ho fatto. Noi siamo arrivati da dietro lì, abbiamo girato con la montagna lì, siamo usciti fuori dal bosco, siamo scesi e diciamo che il sentiero comunque mazza corto, ma anche questo arrampica bene. Cos'è che è? C'è anche una croce.
Qualcuno che qui è morto. Ed eccolo lì, la nostra vetta di oggi. Stiamo arrivando, ormai veramente manca poco ad arrivare lì in vetta. E sono arrivato qui al Monte Palanzone a 1434. Bel giro, devo dire, un sali scendi bello tosto, perché ci sono dei tratti veramente che il sentiero arrampica veramente bene. Non riesco a darvi dei dati, l'unico dato che riesco a darvi è il tempo che ci ho impiegato 1 ora e 23 minuti per poter arrivare su in vetta. Comunque poi alla fine del giro ho resetto il mio Garmin e almeno il chilometraggio ve lo riesco a dare. E adesso ripartiamo dopo una piccolissima sosta qui, abbiamo mangiato qualcosina, si riparte, si riprende il sentiero che abbiamo fatto all'andata, quindi si riscende proprio l'andata e ritorno. Sentiamo Michelino cosa ne pensi di questo giro. Allora, bello, panorama è bello. Beh, bello, cavolo, si vede tutta la Pianura Padana. Però, peccato per gli Appennini, di tutto si vede, veramente. Si vede però un po' di foschia, se no si vedeva bene. Sì, quello però sì. Però bellissimo. Però veramente bello, guardate qui, tutta la Pianura Padana abbiamo qua, il Lecchese. Poi di qui cosa abbiamo ancora? Poi lì abbiamo il Monte Bianco, si vede il Monviso là in fondo. Cioè, cosa vogliamo di più da un giro così? Cioè, arrivi qui e siamo a Como, eh? Hai tutto questo spettacolo qui. Pochi chilometri da casa e veramente abbiamo tutto questa meraviglia qui. Giro corto, ma ne vale la pena. Ed eccomi qui che sono ritornato al punto di partenza. Qui abbiamo l'osservatorio qui. E il giro possiamo dire che è finito oggi. Vediamo quanti che ho fatto per scendere giù un tempo di 1 ora e 18 minuti. Con un chilometraggio di 4 km e 300 metri. Adesso arrivo al parcheggio, mi tiro giù la roba e vi do subito gli ultimi dati. Il giro di oggi si è concluso, vi dico subito quanto è il chilometraggio e il tempo. Allora, è un giro di 8 km e 800 metri con un tempo di 2 ore e 40 minuti e un dislivello di 320 metri. Anche questo video finisce qui, ti ricordo se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video.